Buongiorno a tutti e a tutte, e benvenuti e benvenute a questo nuovo appuntamento del ciclo dei webinar PNRR Focus, organizzato da FPA in collaborazione con Microsoft, e finalizzati a presentare ai comuni e agli enti locali le opportunità di finanziamento delle azioni di digitalizzazione previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Lo scorso 20 aprile, per chi ci ha seguito, abbiamo analizzato il quadro delle risorse impegnate appunto in materia di innovazione digitale della pubblica amministrazione, con un focus specifico sulle opportunità per gli enti locali relativamente proprio ai finanziamenti, agli investimenti della missione 1 C1 dedicati appunto alla migrazione al cloud e al miglioramento dei servizi digitali. Nel frattempo, come sapete, sono stati pubblicati su PA Digitale 2026, il sito del Dipartimento della Trasformazione Digitale, dove si trovano tutte le informazioni relative agli avvisi. I primi bandi, e nello specifico in questo webinar, nel prossimo, che vi ricordo, si terrà il prossimo 31 maggio. Adesso la regia vi condividerà in chat i link per iscrivervi. Verranno analizzati proprio gli avvisi che stanziano rispettivamente 500 milioni di euro per la migrazione al cloud e 400 milioni per le azioni di miglioramento dell'esperienza del cittadino nei servizi pubblici. In questi webinar appunto andremo nel dettaglio di questi avvisi, e lo faremo con degli esperti che appunto oggi sono con noi, a cui do il benvenuto. Andrea Tironi, Project Manager ed esperto di trasformazione digitale per gli enti locali, e Chiara Buongiorno. Bondurri. Ciao Andrea, buongiorno e grazie. E Chiara Bondurri, Account Technology Strategist per il settore pubblico di Microsoft Italia. Buongiorno Chiara, Buongiorno. anche Buongiorno a tutti. a te. Prima di lasciare la parola ad Andrea per la prima parte del suo intervento, volevo darvi alcune coordinate per seguire le iniziative del Lab dedicato proprio al tema del PNRR, curato da FPA con la collaborazione di Microsoft, che trovate all'indirizzo che adesso la regia vi segnalerà in chat sul nostro sito forumpa.it, dove troverete appunto i vari avvisi, gli articoli che servono per approfondire, e anche dei form che abbiamo messo a punto per raccogliere le vostre domande e girarle direttamente ai colleghi e relatori che provvederanno poi a rispondervi. Se non avete potuto seguire il webinar il 20 aprile, potrete rivederlo sulla pagina dell'evento. Anche qui la regia vi fornirà tutti i link, e i materiali di questo appuntamento verranno condivisi appunto e caricati nella pagina relativa al webinar appunto di questo appuntamento. Allora lascio la parola a te, Andrea. Entriamo un po' nel dettaglio dell'avviso dedicato appunto alla migrazione al cloud, e iniziamo con, diciamo, il contesto attorno a cui diciamo, all'interno del quale si colloca questo avviso. Prego, Andrea. Ok, buongiorno a tutti. Le slide si vedono, me lo confermi? Si vedono, sì. Ok, grazie. Ok, io cercherò di darvi un minimo di contesto riferito all'avviso che è arrivato sugli investimenti se semplificando cloud e successivamente poi passerò la parola a Chiara, anche lei per un punto di vista iniziale e quindi vi spiegherò direttamente l'avviso cercando di focalizzare i punti principali. Allora, partiamo dalla storia e dal contesto. Gli avvisi derivano da una strategia che è iniziata, partiamo dal punto, diciamo, vicino più importante, che è quello del team digitale, che ha creato il sito clouditalia.it, dove ha pubblicato un kit di migrazione al cloud che identifica i processi e le attività e un framework organizzativo per la migrazione al cloud. L'obiettivo era quello, già nel 2017-18, di cercare di creare cultura di sviluppo e spostamento di carichi, quindi di dati e di applicazioni nel cloud. Probabilmente c'era già prima in alcune pubbliche amministrazioni, ma a livello diffuso probabilmente non c'è nemmeno oggi, soprattutto in quelle più piccole. Agit poi ha dato vita al marketplace Agit, quindi una certificazione grazie alle circolari 2 e 3 del 9 aprile 2018 riferita a IaaS, PaaS e SaaS, e ha effettuato un censimento dei data center per capire che hanno risposto in pochi, circa 1.200, che i data center erano tanti, più di 11.000, e che la maggior parte era poco gestito e insicuro. Successivamente il Dipartimento della Trasformazione Digitale, in particolare il Ministro,
dell'innovazione e transizione digitale hanno dato vita a una strategia cloud nel 2021 e successivamente a un regolamento cloud, i cui obiettivi erano delineare l'effettivo passaggio al PSN, Polo Strategico Nazionale, delineare la classificazione dei dati e dei servizi della pubblica amministrazione. Classificazione dei dati che è arrivata recentemente, quindi nell'ambito anche degli avvisi, visto che l'avviso del cloud richiede come primo passaggio proprio la classificazione dei dati del comune, ad esempio, associato. E gli stakeholder di tutto questo ragionamento sono diversi. Passiamo dal ministro dell'innovazione e transizione digitale, Dipartimento della trasformazione digitale, sono coinvolti nei vari avvisi ACN, Poligrafico, Agid, PagoPA, il MEF ovviamente per la parte di rendicontazione e più importanti perché sono gli attori di attuazione, i comuni. I comuni che sembrano un'entità unica quando si chiama comune, ma in verità dovrebbero cercare di costruire al loro interno una cabina di regia degli avvisi PNRR in generale, noi parliamo in specifico di quelli digitali, dove c'è un ufficio PNRR o bandi che ha la visione di insieme di tutto quello che sta accadendo a livello di fondi e di opportunità. La ragioneria che partecipa per la sua parte di competenza di dominio, che riguarda in specifico le rendicontazioni, CUP e tutte queste informazioni. Il segretario come figura, chiamiamola di management, gli amministratori che ne hanno le competenze. E qui dobbiamo aggiungere le figure tecniche, perché l'ufficio PNRR o bandi chiaramente si deve avvalere di figure tecniche per l'attuazione, che nel nostro specifico sono figure che hanno competenza digitale e che poi vengono in contatto con tutti gli stakeholder che vedete nella mappa indicata. Quali sono gli obiettivi macro per cui arriviamo poi agli avvisi? Sono due assi principali che riguardano Italia Digitale. Digitalizzazione della PA e reti ultraveloci, con a disposizione rispettivamente 6,74 miliardi e 6,71 miliardi. L'obiettivo qual è? L'indicatore riferito Italia Digitale di cui parliamo oggi. Adozione del cloud. Il 75% delle pubbliche amministrazioni al 2026 dovrebbero essere in cloud. Dico dovrebbero perché il percorso è ancora lungo. La strategia cloud in particolare cosa dice? Quello che vi ho specificato prima, bisogna classificare i dati servizi, questo lo facciamo col bando cloud, deve essere effettuata la qualificazione dei fornitori di servizi che è in corso presso ACN tramite il regolamento e verrà specificata prossimamente e sarà divisa tra QC1 e QC4 e la realizzazione del polo strategico nazionale che non è argomento di quello di cui parliamo oggi. Infine, quali sono le milestone principali? La classificazione dei dati entro luglio 2022. Nel CUNU 2023, 12.464 enti dovranno presentare un piano di migrazione, cosa che viene fatta anche mediante l'avviso cloud, di cui parliamo oggi in maniera più approfondita dopo. Nel Q3 2024, oltre 4.000 amministrazioni dovranno essere migrate a cloud e nel Q2 2026 12.464 amministrazioni, cioè tutte quelle del piano di migrazione, dovranno essere migrate in cloud. Questo quadro serve a dire arriviamo all'avviso a seguito di un percorso, di una strategia, di un regolamento e di una serie di azioni fatte a livello centrale. Quindi dobbiamo tenere presente gli obiettivi a livello paese per poi declinare l'avviso per le esigenze di cui abbiamo bisogno. E qui cedo la parola a Chiara per poi successivamente approfondire l'avviso. Grazie mille, Andrea. Per queste prime indicazioni. Sì, Chiara, noi abbiamo visto la volta scorsa, abbiamo fatto una prima, diciamo, introduzione, no, sul modello di Microsoft, ci era piaciuto questo concetto di passaggio da migrazione a modernizzazione. Adesso scendiamo un po' più nel dettaglio proprio per parlare degli approcci e dei principi che stanno dietro il concetto di Microsoft Cloud Migration Framework, diciamo. Vai. Esatto, grazie mille Giovanna. Sì, io appunto già presentato al primo di questi interventi, per chi non mi conosce sono Chiara Bondurri, lavoro appunto in Microsoft nell'accompagnare i nostri clienti della pubblica amministrazione, in particolare comuni e regioni, in questo caso nel percorso appunto di trasformazione digitale. E quindi sfruttando anche appunto questi finanziamenti messi a disposizione con i bandi del PNRR. Adesso infatti vorrei parlare un po' di quelli che sono i principi e gli approcci appunto di Microsoft e poi successivamente anche alla seconda parte di intervento di Andrea scendere un pochino più nel dettaglio proprio delle soluzioni, dei prodotti che si possono implementare. Diciamo che Microsoft vede l'abilitazione al cloud da
molto tempo, diciamo da prima che il nome PNRR diventasse famoso e di moda, no? E ci troviamo molto con la differenziazione comunque che poi vedremo anche con Andrea in trasferimento aggiornamento, che Microsoft poi reinterpreta. Diciamo che per scendere un po' più nel dettaglio, possiamo dire che l'aspettativa di oggi è che le nuove applicazioni nascano già in cloud e quindi siano già cloud native, le prime a sinistra, e quindi siano già pensate con un'architettura che sfrutti appieno tutte le potenzialità del cloud, che poi adesso vedremo. Per quelle che abbiamo già invece di base ci sono diverse opzioni, c'è appunto l'opzione di trasferimento o migrazione, che è il lift and shift, quindi prendere e spostare un applicativo che adesso c'è ed è presente in un server on-prem così com'è su una macchina virtuale invece sul cloud, utilizzando quindi il cloud come infrastruttura, come servizio IaaS. Oppure due opzioni che il bando in realtà mette insieme con termini di aggiornamento oppure di noi chiamiamo più modernizzazione, che infatti in alcuni casi si vuole trasformare, quindi reingegnerizzare l'applicativo per renderlo più moderno, implementando quindi un'architettura ad esempio containerizzato, microservizi o sfruttando i PaaS, quindi piattaforme come servizio, quindi tutte quelle risorse che sono gestite dal cloud e rese fruibili agli utenti. E invece in altri casi vale la pena proprio sostituire l'applicativo, andando invece a utilizzare un software fornito come servizio, quindi un SaaS, oppure usando degli applicativi molto semplici che non richiedono l'utilizzo di codice per essere sviluppati, quindi i low code o no code. C'è poi anche il caso in cui l'applicativo debba per qualche ragione rimanere in realtà on-prem e ci si preoccupa soltanto di collegarlo al cloud, quindi di gestirlo come se fosse sul cloud con un'architettura ibrida. Questo però è fuori da questo bando di appunto abilitazione invece al cloud. Quindi non voglio soffermarmi troppo su questa slide, però se siete, diciamo che se siete qui immagino che siate già a conoscenza, no, dei benefici che porta l'abitazione al cloud, però magari vale comunque fare un rapido accenno. Quindi perché stiamo migrando al cloud? Innanzitutto sia per la migrazione che per la modernizzazione ci sono dei benefici legati all'infrastruttura, quindi cloud Microsoft ci si muove su un'infrastruttura affidabile, resistente, è più economica perché si elimina tutta la parte di gestione operativa di infrastruttura ed è anche più innovativa perché si possono sfruttare tutti quei servizi, soprattutto con la modernizzazione, che sono più nuovi o intelligenti. E diciamo, vedremo poi più avanti questi quali sono, e si strizza anche un po' l'occhio al tema della sostenibilità, quindi la dismissione di un data center locale è sicuramente una scelta più green. C'è poi tutto il tema della sostenibilità, sappiamo benissimo che sul cloud possiamo scalare le risorse in maniera automatica e molto velocemente in base a quelli che sono i bisogni di un dato momento del workload. E c'è poi tutto un grande aumento di sicurezza, sia fisica, perché non si ha una stanza con gli armadi, con tutti i server, e ovviamente la sicurezza poi informatica, che è quella garantita da Microsoft, che investe $1 miliardi ogni anno nella cyber security. E poi uno dei benefici di migrare su un cloud di Microsoft sono i programmi di supporto. Diciamo che anche un po' nell'ottica di percorso di cronoprogramma che stava già iniziando ad accennare Andrea, Microsoft cerca di accompagnare anche lei i propri clienti in questo percorso e ha definito appunto il Microsoft Cloud Adoption Framework, quindi questa serie di linee guida e strategie vincenti per questo processo. In questo momento siamo abbastanza nella fase di pianificazione, quindi definizione della strategia, cosa significa, che possiamo aiutare a capire quali sono le motivazioni per quale si sta migrando, che magari non è soltanto voglio sfruttare questi fondi, ma c'è anche un motivo e una razionale dietro, andando a identificare proprio quale sarebbero l'aumento dei risparmi dei costi o la progettazione in maniera molto più agile, andare a coinvolgere tutte le parti interessate, quindi cercare di creare un centro di eccellenza con un team interfunzionale che metta insieme sia l'IT che la finanza che la parte di strategia, e andando a coinvolgere anche dei partner che poi si occupino magari fisicamente della migrazione oppure che aumentino le competenze del comune in ambito cloud. E poi si deve pianificare il trasloco, il trasferimento, quindi una parte di assessment è fondamentale per capire
quali sono gli applicativi, database, avere informazioni dettagliate sull'infrastruttura e fare praticamente un inventario, no, di tutti gli ambienti che sono presenti localmente. E questo si ricollega anche al tema di classificazione dei dati, quindi andare a sapere i tuoi dati, se sono ordinari, critici, strategici, dove si trovano e come meglio puoi proteggerli. E poi a questo punto, una volta che si ha l'idea di che cosa c'è in casa, creare un business case per la migrazione, quindi andare proprio a definire un piano, quindi definendo le priorità, i carichi di lavoro, le tempistiche, suddividere poi questo piano in diversi oggetti e, diciamo, farsi dare l'ok dai piani alti e iniziare poi a mettere a punto le fasi successive, quindi procedere poi con l'implementazione e l'operatività. Questo, diciamo, vale un po' per tutte i cloud Microsoft, poi scenderemo più nel dettaglio di questa slide, sono appunto i diversi cloud e a seconda delle diverse tecnologie si ritrova un po' in tutti i casi questo percorso e siamo tante persone dietro, nel senso che abbiamo tante persone interne di Microsoft e tanti anche partner certificati che aiutano poi le PA nell'adozione di questo. Adesso rilascio la parola per proseguire e poi ripartiamo da qui. Beh, Andrea, lo dicevi anche tu in un articolo che abbiamo pubblicato qualche giorno fa, che questo avviso è un avviso che non ha, diciamo, precedenti come altri, no, avvisi con cui ci si possa relazionare. Quindi, insomma, entriamo un po' nel dettaglio del suo funzionamento e capiamo anche un po' in maniera come costruttiva, no, come si può partecipare. Ok. Entriamo nell'avviso vero e proprio. Come si diceva poco fa, effettivamente, mentre c'è una continuità per gli avvisi, chiamiamoli Pago PA, Sfid C e io, rispetto al fondo innovazione, che si tenga il fondo innovazione oppure no, questo qui è un bando, chiamiamolo nuovo, un po' come quello dei servizi digitali. E quindi si parte proprio dalla possibilità di inserire tutta una serie di cose che in parte si sono già fatte fino a determinata data, oppure che si possono fare come nuove. Vediamo qual è la struttura dell'avviso, partiamo in generale, nel senso che questi avvisi hanno di bello rispetto a altri avvisi del PNRR fatti da altri ministeri che hanno una struttura abbastanza simile. Quindi, ad esempio, mi trovo sempre in tutti gli avvisi all'articolo 3 le definizioni, all'articolo 6 gli interventi finanziabili. Questo migliora la leggibilità. Seconda cosa. Gli allegati hanno anche qui un ordine sempre uguale, che sono l'allegato 2, quello tecnico, l'allegato 1, le definizioni, l'allegato 3 è un facsimile di domanda di partecipazione, l'allegato 5 un facsimile di domanda di rendicontazione, l'allegato 4 ha i principi che chiamo bollino green, cioè quelli di NSH, che permettono di verificare le condizioni imposte dal PNRR. Quindi non serve per il bando specifico se non a livello informativo, perché poi faccio vedere tutti gli articoli, ma diciamo che in generale per tutti i bandi questo è molto utile. Articolo 1, finalità, il bando cos'ha di veramente nuovo? Che ha un importo forfettario, quindi non devo rendicontare fatture su fatture, cioè quello che viene speso mi viene dato, ma secondo la logica lump sum, o scritto lump sum, vado a rendicontare degli obiettivi. Quindi dico, ho raggiunto degli obiettivi per cui riceverò dei fondi. In particolare questi obiettivi devono essere raggiunti in base ad alcune caratteristiche che sono la modalità di migrazione al cloud, ovvero deciderò dei servizi da migrare. Questi servizi potranno essere migrati in due modi, come già vi ho spiegato Chiara, cioè o una migrazione di questi carichi oppure una trasformazione di questi carichi con una modernizzazione. E le possibilità che ho come numero di servizi di migrare e come fondi ricevuti variano in base alla classe di popolazione residente. Quindi due aspetti fondamentali dell'articolo 1 sono importo forfettario a obiettivi e modalità di migrazione. Ovviamente poi la classe di popolazione conseguente al comune in cui sono, non dipende da nessun tipo di mia scelta. L'articolo 2 indica tutte le condizioni che riguardano i riferimenti normativi dell'avviso. La cosa principale che ha creato ovviamente qualche problema a riferimento al fondo innovazione è l'assenza del doppio finanziamento. Si può andare a completamento? Sì. Si può andare a doppio finanziamento? No. Difatti c'è aperta la finestra dal 4 al 14 per rinunciare all'80% del fondo innovazione.
Si potrà mantenere il 20, si dovranno togliere le attività del 20% del fondo innovazione, si potrà migrare quelle dell'80% del fondo innovazione a seconda di tutto quello che riguarda le attività di migrazione in cloud, quindi certi servizi che sono stati migrati in cloud anche associati al fondo innovazione potrebbero esserci riferiti ad esempio a servizi di pagamento in ottica di ottimizzazione degli avvisi, cioè porto un servizio in cloud, è un servizio di pagamento, un servizio che ha io, che ha SpideCie, è un servizio cloud e a sua volta un servizio dell'ultimo avviso, quindi dei servizi digitali. Ci sono una serie di ragionamenti che si possono fare. Anche questo articolo, non essendoci un precedente sul cloud, diciamo è più mirato su PagoPA, SpideCie e io, però è utile sapere queste informazioni. Dotazione finanziaria dell'avviso 500 milioni, di cui il 40% per le regioni indicate. Teniamo sempre presente che il 40% delle risorse corrispondono a circa il 32% dei soggetti. Quindi è una considerazione da tenere presente per la partecipazione. Soggetti attuatori ammissibili, i comuni, articolo 5. Non sono previste ad oggi le unioni, anche se ANCI sta lavorando il Ministro dell'Innovazione e Transizione Digitale per capire se ci sono possibilità. Del resto ad oggi il bando è chiaro e le domande che si possono fare sono una sola, non più domande per quanto riguarda l'avviso. L'articolo 6 introduce l'allegato 2, che è il cuore tecnico del bando, quindi è sicuramente da leggere, spiega alcune informazioni per partecipare alla migrazione di basi dati e applicazioni al bando facendo un piano di migrazione. Il piano di migrazione è il ragionamento che diceva anche Chiara da fare prima, quindi la pianificazione per poi decidere come migrare al cloud. Questa informazione è importante averla meglio se chiara e non a grandi linee prima della candidatura direttamente. Come è fatto il piano di migrazione? Viene specificato nell'allegato 2, è abbastanza semplice, quindi è un elenco di servizi che pesco dall'elenco dei servizi presenti sempre nell'allegato 2, ho scritto di fianco che migrazione faccio, quindi se faccio una semplice migrazione o una modernizzazione, quindi un lift and shift oppure altri tipi di attività di reingegnerizzazione dell'applicazione. È chiaro che nei comuni piccoli è più difficile fare la seconda parte se non tramite la software house, nei comuni più grandi invece questa opportunità c'è. Completare questa tabella richiede però, ribadisco, dietro un piano. Cioè non è solo prendere un elenco di servizi dai 95 disponibili, metterne in fila 9, 13, 15, quelli che sono in base alla propria tipologia di dimensione di comune e poi metterci di fianco un tipo di migrazione. Ma cerchiamo di avere una visione d'insieme per cui facciamo questa attività, perché stiamo facendo questa migrazione che non è tecnologica ma è sempre organizzativa. Gli allegati 2, quindi a differenza di altri avvisi, non sono uno solo ma sono diversi. E sono diversi perché sono divisi per tipologia di dimensione di comune, ad esempio da 1 a 2.500 abitanti, da 2.501 a 5.000 e così via per fasce. Cosa cambia all'interno del singolo allegato? Il numero di servizi minimi e massimi che posso migrare e gli importi che mi vengono dati, oltre a altre informazioni di contorno. Questi sono i due elementi principali. Il numero di servizi e la tabella di servizi invece rimane sempre quella di riferimento. Quindi nel piano di migrazione, riassumendo, dobbiamo mettere il nome del servizio, non il numero, lì c'è scritto il numero solo per dire che vanno messi dei servizi, e la tipologia di migrazione che andrò a fare, che nell'allegato tecnico è scritto chiaramente che si chiama trasferimento in sicurezza dell'infrastruttura IT, lift and shift, come si chiama migrazione, oppure modernizzazione, quindi aggiornamento in sicurezza di applicazioni in cloud. I modelli di migrazione ve li ho già spiegati, ve li ha spiegati bene Chiara, quindi passo direttamente a un pezzo della slide che le ho, tra virgolette, rubato. Cioè o la migrazione che è lift and shift, detto anche rehost, oppure la modernizzazione che vuol dire riacquisto, reingegnerizzo il software, oppure addirittura modifico completamente il software e lo riarchitetto. I servizi da cui vado a prendere le informazioni, poi vi rimetterò insieme tutto in un processo, possono essere di vario tipo, sono 95, ve ne ho messi due che secondo me sono interessanti. Uno, il protocollo da migrare in cloud, quindi attività di gestione del protocollo dei sistemi documentali, e un secondo che è produttività individuale. Successivamente Chiara vi farà vedere delle soluzioni di Microsoft che vi possono permettere di raggiungere questo obiettivo migliorando notevolmente la collaboration all'interno dell'ente e la produttività.
Questi servizi, da quanto è stato detto dal DTD, Dipartimento della Trasformazione Digitale, sono stati individuati a partire dal TUEL e all'interno di questi individuati dei servizi che i comuni non hanno ancora migrato in cloud. Questo elenco lo trovate sempre negli allegati 2. L'articolo 7, dopo aver visto il 6, le attività di cui il finanziamento richiesto sono state avviate da decorrere dal 1 febbraio. Quindi, come per gli altri avvisi, si possono mettere attività effettuate indietro nel tempo a partire dal 1 febbraio 2020. Ed è importante che venga fatta la classificazione dei dati prima della candidatura. Quindi, quando voi entrate nell'avviso, la prima cosa che vi chiede non è il piano di migrazione, ma è la classificazione dei vostri dati. La classificazione dei dati come ente è stata fatta dalla CN, l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, e il suo scopo è stato quello di cercare di rendere disponibile una preclassificazione dei dati, che per i comuni più piccoli o medio piccoli comporta semplicemente leggere la tabella, vedere se si ha quel servizio lì e fondamentalmente accettare la classificazione indicata. E tipicamente i dati sono tutti ordinari, quindi saranno dati che possono essere probabilmente nei data center indicati come QC1 e quindi che non andranno ad esempio nel PSN o su cloud certificati. E i requisiti di ammissibilità dei progetti e dei soggetti attuatori saranno attestati dai soggetti stessi mediante l'allegato 3. L'allegato 3 è il facsimile per la candidatura, quindi vedete già che cosa dovete dichiarare nel momento in cui vi candidate effettivamente. L'articolo 8 dà la dimensione finanziaria che sicuramente immagino non interesserà a nessuno, comunque ve la dico lo stesso, vi dice per fascia di abitanti quanti servizi potete rendere migrare fondamentalmente, che sono dai 7 ai 9 ad esempio per i comuni fino a 2500 abitanti per arrivare ai 17-21 sopra i 250.000. I mesi che avete per l'affidamento, che variano in base alla dimensione dell'ente da 6 a 9, e i mesi al completamento, che partono dalla data di affidamento, sono tra i 15 e i 18 mesi. Come dicevo, la parte economica varia in base alla dimensione del comune e alla scelta della modalità. Quindi se migrate, prendete ad esempio per un comune di 2500 abitanti, 1528 euro per servizio. Se invece trasformate, modernizzate il servizio, 4603. Potete fare un misto di servizi migrati e modernizzati, quindi potete decidere la combinazione. In più viene dato anche un canone per sostenere i canoni del primo o dei primi anni, in particolare per i comuni più piccoli e 6.000 euro, fino ad arrivare a 3 milioni e mezzo per i comuni più grandi. L'articolo 9, termini e modalità, vi dice che la candidatura va fatta entro il 22 luglio 2022, che è molto prima rispetto agli altri avvisi che sono il 2 settembre, anche se considerate che in mezzo c'è agosto, quindi la distanza non è tantissima. E poi vi racconta l'articolo 9 come è fatta tutta la procedura di candidatura, che in così poco tempo non riesco a spiegarvi. L'articolo 10 vi parla poi della fase di approvazione e delle procedure associate con il leggendario ormai CUP, da fare retroattivo, e vi spiega che se volete staccare il CUP c'è un template di CUP già fatto che ha questo numero per cui potete utilizzarlo. Attenzione, articolo 13 vi dice che cosa va presentato nel momento in cui dovete fare la domanda effettiva di rendicontazione, e vi dà già un esempio con l'allegato 5. In più vi dice attenzione che le domande di erogazione del finanziamento potranno essere inoltrate dal 15 ottobre 2022, quindi diventerà probabilmente una sorta di click day in cui fare dei ragionamenti per vedere se si è riuscito a far tutto oppure no, anche se a mio avviso le risorse sono sufficienti almeno per gli obiettivi minimi di tutti. Sempre l'articolo 13 vi dice cosa vi presentare nel momento in cui si chiede si fa la rendicontazione, quindi si chiede l'erogazione. Certificato di regolare esecuzione del RUP, che è abbastanza uno standard, checklist applicabile per quanto riguarda il DNSH per i servizi che sono stati migrati in cloud è fondamentale, e contratto con il fornitore di cloud qualificato utilizzato come destinazione della migrazione. Qui è ancora in valutazione, almeno per le mie conoscenze, il discorso degli abilitatori, cioè ci saranno degli abilitatori che ovviamente vi migrano su un cloud qualificato, oppure è lo stesso CSP su cui andate che ha delle persone che fanno abilitazione. Si tratterà di capire più in dettaglio che tipo di contratto deve essere presentato, in particolare con che obiettivo specifico.
Successivamente bisognerà comunque lavorare anche mediante i questionari di assessment. Sono previsti negli allegati 2 dei questionari di assessment, per chiudere i lavori bisognerà mettere per ogni servizio completato e oppure si potranno dare degli step di lavoro. Ricordiamo in particolare riferito il punto associato al cloud qualificato utilizzato, cioè al punto in cui dovremo dare il contratto relativo al cloud qualificato utilizzato, che al momento cloud qualificato si intende CSP del marketplace di Agile, chiamiamolo potenziato, cioè deve avere anche le caratteristiche di NSH. Potrebbe essere che nel momento che escono le nuove classificazioni di ACN QC1 QC4 si faccia riferimento a quelle. I questionari di assessment, vi ho messo un esempio per capire come sono fatti, sono tabelle fondamentalmente tecniche e con delle date che spiegano il percorso di migrazione e i dimensionamenti dei carichi a grandi linee. L'articolo 14, variazione al progetto, non sono previste variazioni per quanto ci risulta se non cronologiche, e anche qui sul cronologiche sarebbe interessante capire in che senso, perché una volta che si è fatta una pianificazione sono abbastanza definiti i tempi. Molto probabilmente si fa riferimento ai questionari periodici di monitoraggio, cioè quindi se io ho detto che finirò un carico ad esempio per luglio, in realtà posso fare agosto, non sicuramente a livello di bando. Processo in sintesi, quindi cosa c'è da fare? Adesso vi lascio alcune tabelline di riferimento. Prima cosa, classificazione dati e servizi. Seconda cosa, scelta dei servizi all'interno dell'allegato 2 che voglio migrare nel cloud, mentre i primi servizi di cui si parla sono i servizi riferiti alla classificazione ACN, quindi sono due obiettivi separati. Scelgo quindi i servizi, scelgo il tipo di migrazione che può essere migrazione oppure modernizzazione, faccio il piano di migrazione e ovviamente effettuo la candidatura e successivamente faccio dei questionari di assessment per arrivare all'erogazione finale. Questo ve lo scorro velocemente, poi se volete lo guardate nelle slide, c'è tutto il processo completo con i tempi e le date, in questo modo potete farvi un'idea di tutto il ragionamento che c'è dietro, potete anche tenerlo come riferimento e andare a ritoccarlo laddove andate a definire le vostre date o vedete che ci sono migliorie o dei chiarimenti nel tempo. E infine vi lascio con le sintesi. Le sintesi cosa sono? Sono delle tabelline che abbiamo preparato in modo da semplificarvi il lavoro. Questa l'abbiamo fatta per gli amministratori, in modo che se avete bisogno di comunicare agli amministratori che cosa fa questo bando, vi abbiamo fatto praticamente quello che speriamo sia un buon riassunto. Poi potete togliere le parti secondo voi meno interessanti, qui con le relative tabelline. E questo l'abbiamo fatto per le figure più tecniche, così vi rimangono tutti gli aspetti di riferimento e dove c'è ad esempio il piano di migrazione allegato 2 pagina 14, l'elenco dei servizi migrabili e vi rimangono anche le date e tutto quanto vi può servire per avere i concetti più importanti in testa. Crediamo sia importante avere degli schemi per riuscire a focalizzarsi meglio, perché ovviamente il bando letto una volta poi qualche pezzo può sfuggire. Ricordiamo che in chiusura lo scopo dei bandi è digitalizzare uniformemente il paese, quindi lo scopo non è massimizzare i soldi avanzati per poi, la esagero, spenderli in asfalto, ma è utilizzarli per il digitale, utilizzarli tutto il più possibile per il digitale, quindi cercare di massimizzare l'output digitale di questi bandi, eventualmente poi se avanzerà qualcosa si vedrà come utilizzarlo. Lo scopo è diventare non ricchi economicamente, poveri digitalmente, ma ricchi digitalmente e fornire servizi digitali. Quindi i veri obiettivi, vi faccio un riassunto velocissimo dei bandi, potrebbero essere anche, volendo guardare, la connettività laddove ci siano problemi e spostare, addirittura eliminare il server laddove possibile. Questa la faccio come provocazione, perlomeno svoltarlo dei dati e portarli il più possibile in cloud. E questo è l'obiettivo di questo avviso specifico. Chiaramente ridurre i data center sarebbe l'obiettivo superiore per non avere ancora dati distribuiti in 11.000 data center. È vero che ci sono dei problemi a livello di servizi infrastrutturali, ma anche questi, grazie alla banda ultralarga arrivata o in arrivo e grazie ai nuovi servizi cloud, possono essere risolti fino a eliminare, e stiamo facendo esperimenti in questo senso, completamente il server anche in comuni di piccole dimensioni. PagoPA, digitalizzare tutti i pagamenti e le relative integrazioni, SpeedEC, attivare SpeedEC per tutti i servizi con OpenID Connect e ADAS, io inserire tutti i servizi di pagamento e fare l'invio dei messaggi
e da approfondire sarà come integrare tutto questo lavoro nei servizi, nella rivisitazione del sito e migrazione dei servizi sul sito comunale, per fare davvero un portale che sia unico punto di accesso di tutti i servizi, ma questo è l'argomento della prossima volta. Quindi ricedo la parola e vi ringrazio per l'attenzione. Prima di lasciare le domande, facciamo l'intervento di Chiara Bonduri, lo dico per i partecipanti perché ho visto che insomma sono arrivate diverse domande, quindi Chiara, ti lascerei la parola per un affondo sulle soluzioni Microsoft che sposano, abbiamo visto, l'excursus, il modello, come si risponde al bando, le soluzioni di Microsoft, diciamo, utili per far fronte a queste risposte. Prego Chiara. Grazie mille. Sì, esatto, adesso proviamo un po' a scendere un pochino più nel dettaglio di quali soluzioni e prodotti Microsoft possono fare il paio, no, con quelli che sono i requisiti del bando, perché una volta aver avuto accesso ai fondi è importante anche sapere per cosa andare a utilizzarli. Prima dicevo, queste sono le diverse cloud Microsoft, quindi abbiamo le prime tre in alto, quindi Microsoft 365, Dynamics 365 e Power Platform, che sono SaaS, quindi Software as a Service, rientrano nella parte di trasformazione che dicevamo adesso anche con Andrea. E invece Azure è il cloud, diciamo, di infrastruttura, no? È per tutto quello su cui poi possiamo fare tutta la parte invece di migrazione su server. E alla base, come sempre, tutta una parte di sicurezza, di identità, management e compliance, che sta alla base di tutte le soluzioni Microsoft. Ha sicuramente protettività individuale, che è uno dei servizi che ha anche evidenziato Andrea, è forse quello per cui Microsoft è più famosa, no? Diciamo, il suo prodotto di punta Office 365 in questo ambito, e qua ci sono un po' di caratteristiche che sono sicuramente di rilevanza, tutta la parte appunto di Office e di Windows, quindi i prodotti che ben conosciamo come Word, Excel, PowerPoint, eccetera, con anche delle feature molto interessanti di accessibilità, tipo il dettato, oppure diversi contrasti per poter leggere in maniera più semplice quello che si scrive. Tutta la parte di posta in cloud, quindi il prodotto uno specifico è Exchange Online, che permette di appunto utilizzare la posta ovunque, e accesso anche da mobile in sicurezza, e avere un archivio molto grande di quello che può essere lo storage e l'inbox. Tutta la parte di documenti, quindi sia interni, ad esempio in un intranet aziendale come può essere quella di SharePoint, ma anche condivisione con esterni, quindi la facoltà che può avere una pubblica amministrazione di avere, oltre a tutti i suoi documenti in ufficio, ma in casa e ovunque, poter vederli, lavorarci insieme e condividerli, anche poterli condividere con altre amministrazioni oppure con esterni in generale in maniera molto facile. La parte di chat, meeting e webinar, come quello che stiamo facendo adesso, quindi con Teams, quindi il fatto di sicuramente con diciamo, lo smart working di questi anni è stato importante, no, poter contattare i colleghi velocemente, un messaggino, una chat, fare chiamate, fare conferenze, eccetera. E quindi negli anni Microsoft sta sempre più migrando da Skype for Business verso Teams, che invece è questo hub di produttività, che anche lì con della gestione partecipanti particolare, come stiamo facendo adesso con relatori piuttosto che appunto ospiti, o una parte anche di trascrizione, però per poter avere scritto quello che viene detto, sempre per il tema di accessibilità. Tutto il discorso di digitalizzazione dei processi, quindi prima dicevamo l'obiettivo è rendere sempre più smart e digitali, e anche semplicemente cercare di eliminare il più possibile la carta, quindi avere tutti i processi in maniera digitale, automatizzata, anche per le richieste di approvazione, la gestione di turni, quindi tutto questo grande tema. E in ultimo, ma non ultimo, la parte di monitoraggio, quindi la parte di dashboard e reportistica per poter poi tracciare le performance, tracciare i dati, aggregare i dati per poter avere delle visualizzazioni il più facili e semplici da leggere, ma anche da realizzare.
Quindi ad esempio questo è un esempio di una delle ultime innovazioni, quindi in Power BI la possibilità di avere la faccia sulla dashboard di Power BI, sulle slide di Power BI e poterle condividere in autonomia da Teams, piuttosto che questo è un esempio di reportistica, in particolare il prodotto di reportistica. Microsoft si chiama Power BI, che permette appunto di agganciarci ai dati sia in modalità, diciamo, autonoma, nel senso io magari ho un Excel e voglio un Excel sul mio computer e voglio semplicemente farci un report per avere dei grafici più carini rispetto a quelli che mi offre Excel, ma anche in modalità enterprise, quindi collegandosi proprio ai database e ai dati che sono presenti a livello proprio dell'amministrazione, fare delle analisi su questi dati, creare delle visualizzazioni efficaci e dopodiché pubblicare anche questi report e queste dashboard per un uso condiviso all'interno dell'amministrazione e anche volendo collaborare sulle stesse dashboard per avere un po' gli input dei colleghi sulla stessa reportistica. Sempre collegato al progettamento duale c'è Viva, che è un nuovo servizio Microsoft, stiamo sempre parlando di software as a service, diciamo, che si collega con tutto quello che è il mondo Office e quindi tutta la parte, appunto, dicevamo prima, di meeting, di chiamate, di documenti, di Excel, Word, eccetera. E funge un po' sia da social network aziendale, quindi da parte di connections, quindi cercare di incentivare la cultura della comunicazione aziendale all'interno in realtà dell'amministrazione, sia una parte di insights, quindi produttività individuale è importante, ma deve essere una produttività sana, quindi il fatto di assicurarci comunque il benessere dei propri dipendenti e poi tutta una parte di formazione interna, sia informale a livello di condivisione di conoscenze e competenze tra colleghi, sia a livello invece formale proprio con la possibilità tramite Viva di dare dei percorsi di skilling e reskilling all'interno dell'amministrazione. Diciamo, tutte queste cose rientrano un po' nel quadrotto in basso a sinistra, quindi di Office 365, quindi tutto questo spazio di lavoro, Teams, la parte di voce, la parte di email, le applicazioni, eccetera. Questo poi può, volendo, far parte di un bundle più grande che invece si chiama Microsoft 365 Enterprise, che mette insieme anche le altre due componenti. Una parte di Enterprise Mobility e Security che quindi offre tutta una serie di gestioni avanzate della sicurezza per la parte di identità e di informazioni e Windows 10 Enterprise che quindi sblocca alcune funzionalità che sono presenti nel Windows che si trova nei computer quando si comprano al supermercato e avere diciamo una gestione avanzata dell'endpoint del dispositivo. Su tutti questi bundle poi ci sono anche diversi livelli, a seconda, ad esempio, penso, ritorno un attimo a Office, a seconda dello spazio di archivio che si vuole avere a disposizione, piuttosto che a seconda del tipo di utilizzo che si vuole proporre ai propri utenti, se ad esempio avere solo l'accesso dal browser web o anche dall'applicativo client installato proprio l'app sul computer. Quindi, diciamo, anche in base a questo ci sono diversi livelli. E diverse offerte. Ricollegandoci poi un attimo a Windows, c'è anche poi tutto un tema di incremento della produttività legato alla virtualizzazione del desktop. Qui, diciamo, ci sono diverse opzioni in base alle diverse esigenze. C'è, diciamo, quella che può essere riassunta dall'immagine, sulla sinistra, che è Windows 365, quindi è ottimizzato per la semplicità, fondamentalmente è un servizio in SaaS completo che trasmette in streaming, ma a qualsiasi device, quindi computer, tablet, telefono, l'esperienza di Windows personalizzata per quell'utente semplicemente da browser, quindi io accedo al browser e mi ritrovo come se fosse la schermata di un PC e questo ha un pricing per utente. Dall'altra parte invece sulla destra c'è Azure Virtual Desktop, che non è un SaaS, ma è proprio una piattaforma
di virtual desktop, tra l'altro compatibile anche con quelle che sono già diffuse come Citrix o VMware, quindi offre sessioni multipli di Windows 10, di Windows Server, anche Windows 11, ha un pricing a consumo e ne invece ottimizzato appunto per la flessibilità essendo a consumo. Quindi qua semplicemente si sposta, qua siamo più nella parte di migrazione e lift and shift, si sposta quella che può essere un'infrastruttura Citrix o VMware on-prem di virtualizzazione sul cloud Azure. C'è poi, diciamo, tutti gli altri servizi, no? Che non sono più la parte di produttività individuale, ma tutti gli altri servizi di gestione che sono nell'elenco. Qui, diciamo, la soluzione che Microsoft può offrire, ovviamente Microsoft non offre soluzioni verticali, no? Non ha, diciamo, ha un ampio range di cose, ma offre quella che è Dynamics 365, che è una soluzione modulare che ha diversi modelli che hanno sia delle feature native come queste presenti a video, ma che sono anche appunto customizzabili. Un esempio, diciamo, è che in linea generale si usano per creare ad esempio dei ticket di qualsiasi tipo che possono corrispondere a diverse necessità, e si crea poi un processo che può collegare diversi colleghi, diversi attori, diversi servizi e gestisca poi tutto il percorso di lavoro. Oppure, ad esempio, per la parte di manifestazioni e eventi c'è il modulo specifico per l'organizzazione e la gestione proprio degli eventi tramite questa piattaforma. Se vogliamo poi andare proprio nella parte di refactoring degli applicativi, Microsoft offre tutta una suite di servizi, sia no code che low code che per developer, per appunto modernizzare gli applicativi. Quindi qua è un po' un mix di soluzioni, quelle che Microsoft chiama Power Platform, che sono quelle sulla destra, quindi soluzioni low code o no code molto semplici, per cui si possono creare degli applicativi molto semplici, uniti poi al potere invece di Azure e dei servizi invece più per developer. Un esempio, qua ci si ricollega poi a quello che in realtà è il focus anche dell'altro bando dei servizi, però con Power Platform si può creare, ad esempio, il servizio di comunicazione siti web, che vuol dire anche creare portali accessibili. Quindi qua, ad esempio, stiamo vedendo al video la lettura facilitata, che quindi dal sito web si apre questa schermata per poter meglio visualizzare il testo scritto, ma lettura facilitata in realtà può vedere anche la cognitive search, quindi avere la ricerca nel sito anche con la voce, piuttosto che dei chatbot, piuttosto che anche una parte, volendo, di traduzione del testo che si può scrivere, del contenuto che c'è nel proprio sito web. Quindi questo per il servizio di comunicazione in siti web. Tornando ancora più indietro, invece, c'è sempre l'opzione, sempre valida, del piano A, quindi della migrazione as is, quindi il prendere un applicativo on-prem e spostarlo sul cloud. Qua, diciamo, il cloud Microsoft è il cloud Azure, che fa parte, uno di quei cloud qualificati che diceva prima Andrea, è presente in più di 60 regioni nel mondo e ce n'è una in arrivo anche in Italia. Diciamo che già adesso comunque i dati, gli applicativi sono tutti dentro i limiti dell'Unione Europea, non escono dall'Unione Europea in nessun caso, ma a maggior ragione sta per arrivare una region proprio in Italia. Azure ha più di 90 certificazioni di compliance, tra cui quella del GDPR, quindi per Unione Europea, e abbiamo anche diversi partner. Prima menzionavo VMware, così come Citrix, ma ci sono anche diversi. Spesso ci capita, ad esempio, di spostare SAP su Azure piuttosto che Database Oracle su Azure. Quindi qui molto velocemente ho raccontato un po' quelli che sono i nostri cloud. Ho visto anche scorrere delle domande sulla parte di licenze. Diciamo, io, come mi sono presentata prima, sono più per la parte di strategia, però fare un cenno un po' al commerciale capisco che è sempre molto importante. Allora, i primi tre, come accennavo prima, vanno per licenze, quindi la parte di produttività individuale, così come la parte di business application di Dynamics e la parte di low code no code della Power Platform. Sono licenze che si possono comprare sul MEPA, sul mercato elettronico per la PA, e in particolare sono anche incluse nella convenzione CONSIP. Azure non è a licenza, è a consumo,
si possono comprare dei crediti sempre sul MEPA e da adesso tra l'altro è anche aperta la convenzione Consip Multicloud IaaSPAS, che quindi potrebbe fare a questo caso. Oltre un certo limite, diciamo, non è più valido l'affidamento diretto, si deve necessariamente andare a gara, però per questi casi potrebbe essere sufficiente questo. A seconda poi della massa di licenze che si può raggiungere, della massa di credito Azure che si può raggiungere, ci sono anche diversi tipi di supporto. Ad esempio, con un enterprise agreement ci sono dei livelli di, oltre ai livelli di convenienza, anche un supporto che si chiama Fast Track, che dà, diciamo, diritto a una serie di confronti con degli esperti che ti guidano, ad esempio, nell'attivazione o nell'assegnazione delle licenze che si hanno acquistato. Su questo io chiudo e, diciamo, questi sempre sono i miei riferimenti e lascio a te, Giovanna. Grazie Chiara, tra l'altro con l'ultima... Mi sentite? Mi vedo un po' frizzata? Io ti sento. Ok, mi vedono bene. No, dico, con l'ultimo focus della tua slide hai, credo, risposto ad una domanda che volevo porti subito, che era relativa a... ci sono delle convenzioni per le PA per acquistare licenze Office 365 Exchange a dei prezzi calmerati, perché ovviamente sottolineano come le PA siano in difficoltà con la spesa corrente con queste suite di Microsoft. Credo che, insomma, il quadro che hai dato... per il collega Alberto Reverberi che ci aveva scritto in chat sia la risposta utile. Allora, sono arrivate tantissime domande e adesso Andrea mi dai una mano, visto che alcuni hai iniziato a rispondere, magari capiamo quelle che sono utili, diciamo, in termini, diciamo, di condivisione complessiva, magari rigirare e rispondere a voce, e altre magari le lasciamo alla risposta puntuale. Io, prima di lasciarvi però a queste domande, volevo farvene una che mi ha incuriosito e che è venuta dal form che vi dicevo che abbiamo messo a punto per prepararci a questo webinar, ed era una domanda interessante perché abbiamo chiaramente riflettuto sui comuni che utilizzano questi bandi per rispondere chiaramente a queste esigenze di digitalizzazione e di mettersi al passo, no, con queste esigenze. Una domanda, Andrea, Chiara, la faccio ad entrambi, dice: avendo realizzato la migrazione al cloud di buona parte dei servizi e rientrando nei termini previsti dall'avviso per richiedere il finanziamento, come dovremmo utilizzare le risorse che potremmo ricevere? Mi sembrava utile che, insomma, fare un affondo su questo. Inizio io, va bene, Chiara? Vai, Andrea. Ok. Ma allora io ci terrei a dire questa cosa: le risorse sono obiettivo, quindi bisogna cercare di raggiungere gli obiettivi che sono quelli indicati dal bando. I soldi che arriveranno può essere che siano di più o di meno di quelli che servono, quindi comunque vanno inquadrati all'interno di una strategia, una visione di insieme di trasformazione digitale dell'ente. Questo va spiegato non tanto probabilmente che c'è in questa call, quanto a tutti gli altri stakeholder, quindi amministratori, segretari, figure tecniche, ragioneria, per creare un gruppo di lavoro che aiuti a fare questa trasformazione organizzativa, che può essere fatta con gruppi di trasformazione, con abilitatori digitali, innovatori digitali, esperti di dominio. E quindi, secondo me, se avete già fatto un po' di trasformazione digitale perché avete portato in cloud, siete già avanti, quindi si tratta di proseguirla con quello che vi manca fondamentalmente in base al piano che avete, incrociando anche con il piano triennale e incrociando anche con la visione in base all'ente che siete. Perché ovviamente la domanda è generica, però se sei un ASL sei una cosa, se sei un comune sei un'altra, se sei una scuola sei un'altra ancora. L'ideale sarebbe partire dal contesto generale, che è un po' quello che abbiamo fatto all'inizio con le slide, capire quali sono gli obiettivi strategici a livello nazionale, declinarli col piano triennale, il CAD, a livello locale, e quindi andare a completamento, però generando davvero cambiamento organizzativo. Cioè, mi viene da dire, mentre migro automatizzo, tutto quello che posso lo riduco, addirittura facendo, e qui faccio una battuta non tanto battuta, selezionando i 10 lavori che fra 5 anni non ci saranno più nel mio comune, e i 10 lavori che fra 5 anni saranno apparsi nel mio comune grazie a questa trasformazione. E questo potrebbe essere un po' l'idea, una suggestione, però ho cercato di rispondere a livello strategico. Grazie Andrea. Chiara, ti
Ti ritrovi? Sì, sì, mi ritrovo molto. E, tra l'altro io diciamo lavoro poi direttamente con diversi comuni, regioni, prima menzionavi le ASA, Andrea, anche parte di sanità pubblica, tra le più grandi. Ed è difficile anche tra le più grandi e innovative trovare un ente che abbia tutto, che abbia digitalizzato tutto e che abbia tutto a posto. Diciamo tra i prodotti e servizi che ho presentato ce ne sono tanti e tutti possono trovare un taglio e un luogo per essere implementati e quindi diciamo l'obiettivo poi è lungo e diciamo c'è sempre spazio secondo me per digitalizzare e per innovarsi, no? Come diceva Andrea, cercare di capire sempre cosa posso automatizzare di più, cosa posso rendere più efficiente, cosa posso rendere più semplice. Quindi sicuramente questi fondi per i comuni che partono da poco e quindi devono ancora sposarsi sul cloud sono utilissimi per quello, per i comuni che invece si trovano già in una posizione avvantaggiata, diciamo, possono essere secondo me a maggior ragione sfruttati per creare queste efficienze e dare questi vantaggi poi all'amministrazione. Grazie Chiara, continuo con te perché sono le ultime tre sono proprio per te. Una chiede se gli acquisti devono essere effettuati direttamente da Microsoft o anche tramite rivenditori. Allora, Microsoft in realtà non fa contratti, diciamo, direttamente, quindi sicuramente con dei rivenditori, anche sul MEPA appunto si trovano le licenze che sono rivendute da nostri partner, quindi assolutamente con rivenditori. Poi noi con determinate amministrazioni siamo comunque sempre in contatto, però poi fisicamente il contratto viene fatto tramite rivenditori. Poi immagino che la risposta sia positiva rispetto alla compliance di Azure e rispetto ai requisiti previsti dal bando. Assolutamente, infatti con altre amministrazioni appunto che menzionavo prima stiamo già proseguendo al di là del bando con la migrazione sul cloud di Azure, assolutamente. E ci chiedono chiaramente un link su cui reperire le varie certificazioni di Microsoft, magari se te lo ritrovi. Dovrebbe essere il Trust Center, comunque lo ritrovo e lo metto in chat. Perfetto. Andrea, in quelle che hai risposto ce n'è qualcuna che, alcune sono chiaramente diciamo molto tecniche di risposta al bando, ce ne sono diverse e ne sono arrivate diverse anche nel forum relativamente all'utilizzo e alla produzione dei CUP. Qui è meglio rimandare alle FAQ che ci sono, cioè è già stato risposto una serie di queste e comunque varrebbe la risposta ufficiale. Quindi ci sono delle domande e risposte già ufficiali, vi consiglierei di guardare lì, se non c'è la risposta alla vostra domanda perché è più specifica, va chiesto direttamente al supporto, perché poi che fa fede è quanto dicono loro, non quello che potrei dirvi io. Interessante, per dire, c'era una domanda interessante che diceva: buongiorno, i comuni possono aderire al PNSN nazionale, ma attendere, non lo escludo, ma credo che al momento la risposta sia no. Nel senso che prima di tutto va vista la classificazione dei dati e i comuni, diciamo quasi tutti, il 95% se non di più, cioè tranne quelli grandi, probabilmente hanno tutti i dati ordinari, quindi non sono da PSN perché non hanno dati critici e strategici. Quindi direi, probabilmente la scelta non sarà nemmeno dei comuni, non è che puoi aderire, ti dicono di salire oppure no, almeno questa è l'impressione che ho avuto nei tavoli in cui ero, in cui si parlava di PSN. Poi vedo un'altra domanda, on-premise secondo me è come concetto in sede, quindi non ci parlerei, cioè non andrei oltre a quello. Allora, certo. Se si è già passati ad un'infrastruttura IaaS su cloud con provider certificato Agile, c'è modo di aderire al bando? Direi probabilmente sì, o passi a un altro, oppure se c'è un repurchase o comunque un riacquisto di software. Oppure se il software cambia, magari è un IaaS ma diventa un software web, ci sono alcune software house che stanno facendo migrare alle suite più nuove, in questo caso. Questo può essere un modo, oppure cambiando il servizio, chiaramente, che però dipende dal tipo di servizio che è. Ottimo. Sì, mi sembra che c'è qualcuno che chiede se poi il potenziamento della connettività potesse rientrare nelle spese ammissibili per la rendicontazione.
Allora, il fatto è che non devi rendicontare, cioè nel senso non è, questa domanda torna ancora al ragionamento vecchio, cioè io devo rendicontare quella cosa lì che ho speso, no, io devo presentare i documenti dell'articolo 13, al che ricevo dei fondi, con questi fondi faccio delle attività che mi portano all'obiettivo dell'articolo 13, quindi se l'articolo 13 lo raggiungo con l'80% dei fondi, l'altro 20 potrei usarli per potenziare la connettività, perché lo scopo è spendere per raggiungere l'obiettivo, non spendere per rendicontare quelle spese lì. Quindi in realtà la domanda non sussiste, ma non è sbagliata, è figlia del fatto che questi bandi sono proprio diversi, sono i primi diversi, che vanno a obiettivo e non a fattura su fattura, mettiamola così, fattura rendicontata. Sì, poi qualcuno chiedeva se sono compatibili migrazione e modernizzazione, se si deve optare necessariamente per l'uno o per l'altra. Mi sembra su questa non avessimo A servizio, per ogni servizio puoi decidere. Ok, questa l'abbiamo vista. Anche lì, stessa domanda della rendicontazione c'era anche sulle forniture hardware, quindi torna il... Ma allora lì nell'allegato 4 di NSH ci sono anche le forniture hardware, però cioè, mi verrebbe da dire perché sto migrando in cloud e compro dell'hardware, quindi c'è qualcosa che non torna, potrei vederlo nell'ottica di mi serve un PC più bello perché sennò non riesco a accedere al cloud, però fa un sì, po'... in realtà lo chiedevano appunto per poter forniture hardware, per poter agevolare, abilitare l'utilizzo di servizi cloud, ora non so Allora tecnicamente. potrebbero essere di rete magari, non so, cambio i dispositivi di periferia perché così mi aiutano meglio a accedere al cloud, mi difendono meglio, quello lo vedo già più sensato. Oppure, non so, cambio la rete, cose del genere. Vabbè, mi sembra che tendenzialmente abbiamo risposto a tutte. Noi ovviamente sì, mi sembra di sì. Volevo rispondere a Antonio Sindona, secondo me è interessante, chiederei al Ministero dell'Innovazione e Transizione Digitale, perché quella domanda lì diciamo che sei su borderline come domanda, quindi proverei a sentire cosa dicono perché è curioso. Sì, la domanda era da una lettura Lui attenta del banco. chiedeva Sì. se nel caso... Ti sei mutato, Andrea. Quindi modernizzazione, pur avendo un software che era on-premise, già praticamente cloud, che però veniva utilizzato in locale, spostato su un cloud, quindi senza fare effettivamente una reingegnerizzazione del software. Chiederei a loro così hai la certezza. Cioè, continuano ad arrivare, ovviamente noi le raccogliamo e le pubblichiamo sul lab di Microsoft che vi segnalavamo prima, e ve ne daremo evidenza, diciamo, con un'email di follow-up dove vi daremo anche indicazioni dove troverete i materiali, insomma anche le slide, un po' modalità toolkit che vi ha prodotto Andrea. Quindi ce ne sono diverse, magari le raccogliamo, chiedo ai colleghi della regia, però ce n'è una che volevo dare, non so, oddio, non so, Chiara, se su questo sai rispondere, se il data center certificato Microsoft DNSH è quello di Dublino, chiedono una... Sì, c'è a Dublino, c'è in Francia, anche Paesi Bassi, sì. E i dati comunque rimangono open, è stato inserito un link su questa cosa che rimangono poi comunque all'interno dell'Unione Europea. Va bene, ce ne sono moltissime, moltissime altre insomma, di domande, anche su questa mi sembra un po' più relativa al marketplace di Agid. Andrea, chiedono se i partner per la migrazione al cloud in modalità SaaS sono quelli presenti sul marketplace di Agid. Ad Ad oggi sì, poi oggi sono potrebbe quelli. essere che il marketplace diventi una sorta di elenco qualificato in base alla classificazione che dovrebbe uscire di ACN e quindi forse andrà a certificare ACN, ma non lo so. Ad oggi la risposta è sì, sono quelli del CSP di Agid. E Ok. se posso rispondere anche quella dopo, All'ultimo, sì, esatto. se l'obiettivo non viene raggiunto, allora se l'obiettivo non viene raggiunto, in realtà è un problema paese, fondamentalmente. Allora, se è per il singolo comune che sbaglia, va bene, ma se non riusciamo a raggiungere gli obiettivi di classificazione cloud, diventa un problema. Comunque, la clausola di salvaguardia per l'ente
fondamentalmente non c'è scritta all'interno degli avvisi. Dipende un po' cosa intendi per questa clausola di salvaguardia, però teoricamente non hai lo scoperto finanziario perché dovresti pagare i fornitori una volta ricevuti i fondi. Benissimo, grazie ad Andrea e grazie a Chiara. Le domande appunto sono numerose, le raccoglieremo, daremo le risposte che avete sentito, le metteremo per iscritto, le pubblicheremo sul nostro hub, così insomma potete andarle a spulciare in questi mesi di preparazione al bando, alla risposta appunto all'avviso. Vi ricordo che sulla falsariga di questo webinar che oggi abbiamo dedicato alla migrazione al cloud, il 31 maggio avremo un altro webinar dedicato all'investimento sul miglioramento dei servizi ai cittadini, ai servizi digitali, quindi con diciamo l'investimento 1.4. Stesso format, Andrea ci accompagnerà nella spiegazione degli avvisi e con i colleghi di Microsoft faremo poi un affondo su approcci e su soluzioni. Anche lì spazio per le domande, per cui insomma io ringrazio Chiara, ringrazio Andrea, ringrazio voi che siete stati numerosi, ci avete seguito numerosi e vi do appuntamento al prossimo webinar. Grazie Chiara, grazie Andrea e grazie ai colleghi della regia che ci hanno supportato. Buongiorno a tutti. Grazie.